Considerato uno dei cani più coriacei, oggi il Bull Terrier combina esuberanza e determinazione con una voglia di giocare che lo rende quasi comico. Dategli una palla, un frisbee o qualunque altra cosa possa tenere tra le sue possenti mandibole e un Bull Terrier farà divertire per ore chiunque abbia intorno. Per chi è in grado di sostenerne il ritmo, il Bull Terrier è un buon cane da compagnia. Ecco Maybelline, un Bull Terrier bianco di 3 anni, e Sammy, un esemplare pezzato di 6 mesi. Fanno parte della famiglia Garlett di Baskin Ridge nel New Jersey. Claudia Garlett ha aspettato 17 anni prima di possedere un Bull Terrier. Non è stato facile, ma alla fine, 3 anni fa, ha convinto suo marito Ed a fare il grande passo. Così hanno preso Maybelline. Da allora la loro vita è cambiata. Il mio sacco di patate. Quando prendemmo May, Ed disse che non stavamo solo prendendo un cane, ma stavamo entrando a far parte di una setta. Saremmo stati come i nostri conoscenti che possedevano un Bull Terrier. Saremmo stati fatti della stessa stoffa. Per un po' sono stato contrario, ma poi i bambini hanno insistito e io ho ceduto alle loro richieste. Sono andato dall'allevatore e ho visto i cani correre verso di me, fare mille feste e rotolarsi a terra per essere grattati. In quel momento me ne sono innamorato. È stato lì che abbiamo visto May. Molta gente pensa che siano brutti, ma sono tanto brutti quanto intelligenti. Quando ho visto per la prima volta un Bull Terrier, mi sono chiesto se si trattasse di un cane o di un parassita. Non sapevo cosa fossero. Pensavo che fossero un altro tipo di animale che non conoscevo, o magari una razza nuova. L'apparenza inganna, ma una cosa è certa. I Bull Terrier hanno la capacità di far innamorare proprio tutti. La natura giocosa e l'affetto che sa trasmettere fanno del Bull Terrier il cucciolo perfetto per famiglie dinamiche come i Garlett, che sanno dare a Maybelline e Sammy la compagnia e la disciplina di cui ha bisogno questa razza. Sono come le persone, hanno bisogno di compagnia. Vogliono sempre starti accanto. Quando vado in cucina, loro mi stanno attaccati ai piedi e quando cammino devo scavalcarli per non inciampare. Sono amici per la vita. Sono i cani da compagnia per eccellenza. Ciò che fa di loro dei buoni cani da compagnia è la loro simpatia e la loro voglia di giocare. Corrono moltissimo e imparano velocemente. Sono davvero adorabili. Quando si tratta di giocare, un Bull Terrier è incontentabile. Sono curiosi e sempre pronti a fare qualunque cosa possa sembrare divertente. Grazie a loro siamo molto uniti. Giochiamo insieme, ci esercitiamo insieme e ci vogliamo tutti bene. Sono una vera razza da compagnia. Sono leali sempre e comunque. Sono stati allevati per essere leali e loro certamente lo sono. Per diventare l'adorabile cane che è oggi, il Bull Terrier ha subito un'evoluzione di oltre 150 anni. Ma lo straordinario carattere del Bull Terrier, la sua determinazione e la sua forza fisica risalgono al XVIII secolo, un tempo in cui la vita era più dura e i combattimenti tra cani erano legalizzati, oltre che molto seguiti. Gli sportivi inglesi iniziarono a far accoppiare i Bulldog con l'ormai estinto Terrier inglese bianco. Nacque una razza nota come Bull and Terrier, che divenne la preferita dagli sportivi. In quanto cani da combattimento, i Bull and Terrier dovevano avere grande forza, agilità, coraggio e resistenza al dolore. Poiché venivano addestrati da e per gentiluomini, che avevano un forte senso della lealtà, ai Bull and Terrier venne insegnato come difendere se stessi e i padroni. Ma non dovevano essere dei provocatori. Nel 1850 il Bull and Terrier venne ingentilito, poiché non era più un cane da combattimento. Così divenne semplicemente il Bull Terrier. Furono una creazione di un solo uomo, James Hinks, che viveva a Birmingham, in Inghilterra. James Hinks era un commerciante di cani, poiché li allevava e li vendeva a coloro che li volevano. David Merriam, presidente dell'American Kennel Club, conosce bene i cani, soprattutto grazie a 50 anni di esperienza con questa razza. Per 3 anni è stato anche presidente del Bull Terrier Club americano.
Per capire al meglio questa razza, bisogna tornare indietro, al XVIII secolo e ai primi anni del XIX. In questo periodo pre-vittoriano c'erano abitudini e passatempi di cattivo gusto. Definiti sport, ma uno di questi consisteva nel vedere quanto resisteva un toro o un orso mentre veniva attaccato da un branco di cani. Apparentemente le masse lo trovavano divertente. Tra gli sport sanguinosi c'era anche il combattimento tra cani. Tali pratiche continuarono fino agli inizi del 1800, ma la loro popolarità era in calo. Quando la regina Vittoria salì al trono, nel 1840, questi sport divennero illegali. Nel 1859 in Inghilterra ci fu un evento importante. Si svolse la prima mostra canina con sede a Birmingham, dove ancora oggi viene organizzata. Fu allora che James Hinks iniziò ad allevare cani per le mostre canine e per coloro che volevano un cane alla moda. Nel giro di 10 anni, questi cuccioli alla moda approdarono negli Stati Uniti e nel 1885 l'American Kennel Club riconobbe il primo Bull Terrier. Il club era stato fondato da circa un anno, quindi il Bull Terrier fu una delle prime razze ad essere riconosciuta. Nel 1897 nacque il Bull Terrier Club of America. Ciò incrementò la popolarità della razza. Gli allevatori iniziarono ad organizzarsi, a confrontarsi e a dar vita alle loro mostre canine. Grazie a queste e all'ingresso nel club, nel 1897 la razza divenne molto popolare nella prima parte del XX secolo. Il Bull Terrier Club of America, che di recente ha celebrato il 100° anniversario, è sempre più famoso, con oltre 800 membri, molti dei quali si ritrovano a Silverwood, dove si svolge la mostra più importante. Sebbene la razza non sia molto diffusa, i padroni del Bull Terrier hanno a dir poco una passione per questa razza. Basta solo nominare Silverwood a qualunque proprietario per farlo impazzire. Sin dall'inizio, nel 1970, questo appuntamento è una competizione che ha attirato Bull Terrier e i loro proprietari dalla lontana Europa, dall'Australia e dal Giappone. Mary Reamer è una delle più grandi addestratrici e allevatrici di Bull Terrier negli Stati Uniti, oltre a essere una presenza fissa a Silverwood e altre mostre riguardanti Bull Terrier. I suoi cani hanno vinto numerosi premi e nella tradizione del Silverwood Kennels di Philadelphia, che oltre 30 anni fa è stato la forza trainante di questa mostra canina, Mary è ancora il punto di riferimento in materia di Bull Terrier. Vado a Silverwood da circa 20 anni. Lì si decide qual è il miglior Bull Terrier dell'anno del Nord America. Quando ho iniziato ad andarci, la cifra partecipativa da pagare era di $50 o $60. Quest'anno credo che ammonti a circa 100. La mostra è molto più grande ora. È diventato un evento internazionale. Gli esemplari che partecipano alla mostra sono di taglie diverse. Una volta adulti possono raggiungere un peso tra i 55 e i 40 kg e una lunghezza di circa 55 cm. I Bull Terrier dovrebbero essere ben strutturati, muscolosi, simmetrici e dinamici, con una forte determinazione e un'espressione intelligente. Dovrebbero essere docili e inclini alla disciplina. Di solito, in pista, il Bull Terrier mostra grande vivacità e personalità. Il Bull Terrier deve mostrare grande carattere e deve essere convincente. Quando guardo un potenziale cane da mostra, deve essere la massima espressione della sua razza. Deve essere un Bull Terrier in ogni senso. Nella mezz'ora che precede l'ingresso in pista del cane, mi preoccupo del manto, che deve essere impeccabile. Poi mi accerto che il cane sia a proprio agio e sia in sintonia con me. Feeling confident and up and is feeling connected to me.
È la cosa più importante, perché in questo modo, quando entriamo in pista, io e il cane, ci sentiamo parte dello stesso gruppo. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. È tutto un gioco di squadra. Non dipende solo da me o dal cane. È un'ottima addestratrice e allevatrice di cani. Con loro ha un feeling fuori dal normale. Ci entra in piena sintonia. Riesce a sentire come si comporterà il cane e lo addestra di conseguenza. Aiuta molte persone ad addestrare bene i propri cani in tutto il paese. L'abitazione di Mary Reamer in Pennsylvania può essere considerata come un paradiso per i Bull Terrier. Dal suo Bedrock Kennels sono usciti i grandi campioni e fantastici cani domestici. La storia d'amore tra Mary e il Bull Terrier è iniziata ai tempi del college, quando lei e la sua prima Bull Terrier frequentavano l'Università di Boston insieme. È stato allora che Mary ha scoperto le caratteristiche tipiche di questa razza. Brava Maya, vieni qui. Circa 2 anni fa, l'attenzione di Mary era rivolta verso Sage, un giovane Bull Terrier che sembrava avere un qualcosa in più. Così ha convinto i suoi allevatori a permettere a lei e a una sua amica, Pat Ho, di lavorare con il cane. Pat è un'addestratrice professionista di cani da salvataggio. Sebbene i Bull Terrier non sono allevati per questo tipo di compito, Pat ha notato qualcosa di straordinario in Sage. Ha convinto Mary a lasciarle addestrare il cane, sebbene entrambe sapevano che l'impiego di un Bull Terrier come cane da salvataggio avrebbe destato qualche perplessità. Ciò che distingueva Sage dagli altri terrier era che quando cacciava scoiattoli e procioni era così concentrata che niente poteva distrarla. La mettevamo alla prova, ma non c'era assolutamente alcun modo di distoglierla dal suo lavoro. L'ho visto con i miei occhi. Mentre era impegnata in una missione di ricerca, le sono passati accanto dei daini e degli uccelli. Lei li ha guardati e ha tirato dritto per la sua strada, perché non erano ciò che stava cercando. I cani da salvataggio devono essere atleti provetti, furbi, agili e in forma. A differenza di Sage, i cani da salvataggio appartengono a razze più sportive o abituate a badare alle greggi. Ma grazie al suo impegno e alla resistenza al dolore, anche lei è pronta a entrare in azione, nonostante una zampa dolorante. A differenza del Bloodhound e del Labrador, che si basano sull'odore di un oggetto della persona scomparsa, Sage è stata abituata a seguire l'odore di un essere umano in generale. Quando l'addestriamo, prendiamo degli oggetti e li nascondiamo, magari sotto dei calcinacci o dei rottami. La sua zampa adesso è così per ciò che le è accaduto durante l'allenamento. Mentre cercava di risalire all'origine dell'odore che sentiva, si è tagliata. Ma a lei non importa provare dolore, perché il suo desiderio di portare a termine il compito è più forte di ogni altra cosa. Un cane come Sage può svolgere un ruolo fondamentale nel ritrovamento di una persona scomparsa. Tra i suoi compiti ci sono anche le ricerche sott'acqua, proprio come ha fatto la scorsa estate, quando ha ritrovato un ragazzino di 14 anni. Il compito di Sage è quello di avvicinarsi alla persona o alla fonte dell'odore, restare lì e abbaiare per farmi capire che ha trovato la persona scomparsa. Come ricompensa, le diamo la sua palla, il suo giocattolo preferito. Vogliamo insegnare a questi cani che le persone più importanti per loro sono quelle che devono ritrovare. Devono essere forti, concentrati e pronti a lavorare fin quando non portano a termine il compito. Sage è l'unica nel mondo dei cani da salvataggio. Infatti, è l'unico Bull Terrier riconosciuto come tale negli Stati Uniti. Ma nonostante tutti i suoi atti di eroismo, Sage è sempre un cane e, come tutti i Bull Terrier, ama i bambini, i giochi e l'affetto degli esseri umani. I Bull Terrier sono davvero eccezionali con i bambini, probabilmente perché il loro animo è bambinesco, ma anche perché hanno la pelle dura. I bambini possono tirargli le orecchie, la coda, o possono cavalcarli come pony. A loro non importa, anzi, gli piace. Ma ci vuole cautela. Di norma, i Bull Terrier vanno controllati se si trovano in presenza di bambini molto piccoli. Sono molto vivaci e trattano i bambini come cuccioli. In presenza di un bambino di circa 4 anni inizierebbero a giocarci.
ma poi potrebbero fargli del male. Non farebbero mai male ad un bambino, ma anche quando giocano mostrano la loro forza. C'è un'altra cosa alla quale bisogna stare attenti. Non ci si deve mai avvicinare col viso al muso, perché nella foga di leccarvi potrebbero farvi male, come è successo a me. Forti, muscolosi e maldestri. Ma un Bull Terrier non farebbe mai male a nessuno di proposito. Il loro aspetto fisico e il modo in cui a volte vengono mostrati nei film porta molti a confonderli erroneamente con i Pitbull. Il maiale ha ragione. Di solito, quando si parla di Pitbull, ci si riferisce al Pitbull Terrier americano, una razza completamente diversa, nota per aver spesso attaccato l'uomo o altri animali. Oltre alla sua natura non aggressiva, il Bull Terrier si distingue dalla testa a forma d'uovo, mentre il Pitbull Terrier americano o lo Staffordshire Bull Terrier hanno una testa più rotonda e una fronte molto pronunciata. Spesso si fa confusione tra queste razze, nuocendo all'immagine del Bull Terrier. La confusione tra i Pitbull e il Bull Terrier nasce dal loro impiego originale. Visto il loro aspetto fisico, sarebbero stati cani da combattimento perfetti. Noi ci impegniamo affinché l'immagine legata a questa razza cambi. Da 30 anni tutti gli allevatori degli Stati Uniti si battono per dimostrare che non si tratta affatto di cani aggressivi. I Bull Terrier non cercheranno mai di fare del male a una persona o a un altro. Hanno un carattere molto docile e tranquillo. Non attaccherebbero mai di proposito altri cani. Figuriamoci poi degli esseri umani, per quanto ne so io. Ai Bull Terrier piace il divertimento e sono pronti anche a crearselo da soli. Si annoiano molto facilmente e non vogliono alcuna limitazione, soprattutto quando sono cuccioli. Un potenziale padrone dovrebbe valutare attentamente il proprio stile di vita prima di prendere un Bull Terrier. Hanno bisogno di esercizio fisico, quindi deve esserci qualcuno che li faccia giocare. Possono anche vivere in appartamento, senza giardino. Basta che facciano la loro passeggiata quotidiana e un po' di attività fisica, giusto per tenersi in forma. Si affezionano a tutti i membri della famiglia, ma se hanno un solo padrone, lo adorano. A New York City si intrecciano oltre 100.000 storie di cani e padroni. Il carattere giocoso dei Bull Terrier li rende i cani ideali da tenere in città. Basta che i padroni gli facciano fare il giusto esercizio e non li lascino troppo soli. Christopher Banner è il proprietario di un raffinato salone di bellezza nell'East Village. Una visita al salone può davvero far drizzare i capelli. I suoi due Bull Terrier, Sydney e Stella, accolgono i clienti all'ingresso e aiutano quelli più tesi a rilassarsi. I Bull Terrier hanno bisogno di avere sempre gente attorno. Sono molto fortunato, poiché posso portarli con me al lavoro, dove stanno in compagnia per tutto il giorno. In questo modo socializzano con gli altri, cosa che ritengo sia molto importante per un Bull Terrier. Ai clienti piacciono. Se così non fosse, immagino che non verrebbero più qui. La maggior parte dei nostri clienti sono fissi. La presenza dei cani non è più una novità. Sydney e Stella hanno rapito i cuori di molti clienti di Christopher. Ma chi non è abituato potrebbe restare impressionato dalla stazza del Bull Terrier. A causa del loro aspetto aggressivo e della loro forza fisica, la gente si spaventa finché non li conosce meglio. È come se ti chiedessero di innamorarti di loro. Hanno un modo di fare tutto loro, ti si avvicinano e ti fanno ridere. Sono molto accattivanti. Credo sia per questo che tutti si innamorano di loro. Quando ho preso Sydney, all'inizio lo portavo in giro e quando passavamo davanti al negozio di ricambi auto giocava con il padrone del negozio che iniziò a dargli dei biscotti. Da allora è diventata una routine. Ogni giorno passiamo lì e lui gli dà dei biscotti. Dammi la zappa. Bravo. Avevamo detto che questi cani sono molto vivaci? Sarebbe più corretto chiamarli animali da festa. Negli anni 80, Spuds McKenzie ha fatto conoscere i Bull Terrier al mondo intero,
Ma probabilmente questa razza era ben nota molto tempo prima. Prima di Spots, il generale George Patton non si presentava quasi mai in pubblico senza avere a suo fianco il suo bull terrier Willie. In realtà, il generale Patton aveva 4 bull terrier e tutti si chiamavano Willie. I bull terrier sono stati anche protagonisti di diversi film, come In fuga a quattro zampe, It's a Dog's Life, Baxter. E prima di lasciare il segno con Edward Mani di Forbice e Batman, il regista Tim Burton ha mostrato al mondo intero un cane molto particolare con il suo cortometraggio Frankenweenie. Ma cosa rende i bull terrier così naturali davanti alla cinepresa? Sono divertenti, ti fanno ridere, fanno un sacco di cose buffe. Sono dei clown, danno spettacolo. Sono cani molto divertenti. Sono i clown del mondo canino. Sono come il buffone di classe. È una femminuccia vivace. Ti fanno ridere tanto. Il bull terrier è una razza unica nel suo genere. Sarà per la testa uovo o per il modo in cui si esprimono e mugolano. Forse è la loro spiccata curiosità e la loro birbanteria. Qualunque cosa sia, i bull terrier sono una fonte inesauribile di divertimento per chi li ha accanto a sé. E non c'è da meravigliarsi se persone divertenti, amorevoli e premurose siano così legate a questa razza. Cerco sempre di invogliare tutti ad apprezzare la loro particolarità. Forse il loro aspetto fisico è la cosa che attrae di più. Adesso, dopo 28 anni passati insieme a loro, probabilmente non sceglierei cani di altre razze. Sono davvero divertenti. Per un po' se ne restano accucciati accanto al padrone. Poi iniziano a scorazzare per la stanza e a fare i matti. Sono un vero spasso. Sono molto curiosi e fanno cose che non immagineresti mai. Ti riempiono la vita. Abbiamo tutti una vita movimentata. È provato che gli animali aiutano le persone a rilassarsi. Secondo noi, i bull terrier ci riescono bene. È fantastico avere accanto un animale che ti ama così. Se lo abbracci, lui ti abbraccia. Se gli dai un bacio, lui lo ricambia. Poi ti si aggomitola accanto. Non c'è pericolo di restare solo con un bull terrier. Adorano il padrone, stravedono per lui e fanno di tutto per farsi notare. Spero di avere accanto un bull terrier per il resto della mia vita.